per essere qui. Oggi il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha organizzato questa conferenza stampa perché vuole un po' spiegare qual è la nostra linea quest'anno, quali sono i nostri obiettivi e quali sono gli interessi che ci hanno mosso nella presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Come tutti voi sapete, da domani e per 2 giorni siamo in fase di consuntivo, quindi di bilancio di consuntivo e di assestamento. Il momento del consuntivo di bilancio è un momento in cui si fa, diciamo, la sintesi di un anno di governo, mentre l'assestamento è il momento in cui in qualche maniera confermi la linea politica che hai tenuto, oppure è il momento in cui raddrizzi il tiro se ritieni che sia necessario. Ecco, noi ovviamente sia sul consuntivo che sull'assestamento non siamo soddisfatti di questa amministrazione regionale ed è per questo che nel decidere di comune accordo tra di noi su quali fossero i temi sui quali puntare per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno abbiamo deciso di mettere al centro le persone, i bisogni delle persone, in particolar modo delle fasce deboli. Abbiamo deciso di rimettere al centro quello che sono le esigenze dei territori, in modo che il bilancio non sia mai un momento di soli numeri o un momento in cui, come dire, si soddisfano interessi dei pochi, ma il momento in cui tornino al centro i bisogni, le necessità, le esigenze, in particolar modo, ripeto, delle persone, delle fasce deboli e dei territori. Adesso il nostro capogruppo, il consigliere Fumagalli, vi farà una panoramica abbastanza generale, insomma, di temi che noi abbiamo toccato, poi noi colleghi magari faremo un breve focus su quelli che abbiamo presentato personalmente. Dunque, io mi rifaccio a un'infelice battuta che è stata fatta dall'assessore Dell'Era questa settimana. Ora, se questo è un governo tremolante, questo governo regala alla Regione Lombardia per la sanità con questo assestamento 452 milioni di euro. 452 milioni di euro sul triennio 2019-2020-2021, quindi così averne i governi che si comporta in questo modo. Mentre invece, se noi andiamo a vedere qual è stato il comportamento di Regione Lombardia nell'ambito dell'anno appena chiuso di cui andiamo ad approvare il bilancio consuntivo, quindi l'anno 2018, noi vediamo che per esempio solo a ottobre l'assessore Gallera ci diceva qual era la percentuale di persone che aderivano alla cronicità, quindi alla politica di presa in carico della cronicità. A ottobre era il 9,61% dei cronici, dopodiché non abbiamo più avuto sostanzialmente nessuna notizia. Quindi normalmente quando uno fa un bilancio il 31 di dicembre è un bilancio di tipo economico, finanziario, in cui si mettono i numeri, ma si dà anche una reportistica se hai raggiunto determinati obiettivi. Ebbene, siamo al mese di luglio, stiamo facendo l'assestamento, per esempio ancora sulla cronicità non sappiamo quant'è stata, quali sono la percentuale di adesione a questo progetto che noi assolutamente contestiamo, che in quanto praticamente va a portare definitivamente quella che è la sanità regionale nell'ambito privato, così noi riteniamo. Oltre ai 451 milioni che arrivano, come possiamo dire, dal governo e quindi dal ministro Grillo, ci sono anche degli importanti interventi normativi che sono stati fatti recentemente dal nostro governo, per esempio sullo sblocco delle assunzioni dei medici. È ora possibile, dopo 10 anni dal blocco delle assunzioni, poter incrementare l'assunzione del personale sanitario. L'assessore Gallera ha riferito che quest'anno ci sono a disposizione 15 milioni di euro e l'anno prossimo ce ne saranno 24. Va a coprire il quasi 60% del fabbisogno di personale sanitario di Regione Lombardia, così ci è stato riferito. Quindi direi che proprio non possiamo parlare di un governo che ha dei tremori, ma un governo che effettivamente fa qualche cosa. E ci sembra invece che Regione Lombardia abbia difficoltà a recepire queste novità che arrivano da Roma. Parliamo per esempio della possibilità di poter andare ad assumere quelli che sono i lavoratori precari. Noi ci teniamo molto a questo perché purtroppo nell'ambito della sanità ci sono tante e forse troppe realtà che lavorano per esempio con le cooperative, ma anche semplicemente per esempio con il lavoro interinale. Il lavoro interinale nella Regione Lombardia vale 50 milioni di euro, coinvolge 1500 persone e sono tutte persone queste che per effetto del decreto Calabria è possibile a seguito di un accordo tra lo Stato
e la Regione Lombardia e tutte le regioni, in qualche misura, nel limite della spesa del contratto di appalto che è tuttora vigente, assumere il personale che sta lavorando presso queste strutture, quindi queste cooperative o appaltatori. Ecco, noi riteniamo che sia importante, per avere una sanità che sia effettivamente vicina ai cittadini, avere anche dei lavoratori che sono soddisfatti, che non sono più precari e che possibilmente siano anche messi in regola con quelle che sono la normativa e i contratti di lavoro, e quindi che siano lavoratori assolutamente soddisfatti. Quindi per noi è importante intervenire in questo contesto, abbiamo presentato l'ordine del giorno ed emendamenti in tal senso, ci auguriamo che il Consiglio regionale li approvi nell'interesse dei cittadini lombardi e dei lavoratori della sanità. Passo quindi poi la parola al collega Gregorio Mammì, che si sofferma un po' di più su persone che hanno bisogno di certe cure. Sì, buongiorno a tutti. Come dicevano prima benissimo i miei colleghi, abbiamo puntato tutto il nostro indirizzo politico sulle persone, soprattutto sui più fragili e più bisognosi. Per fare qualche esempio pratico di piccole cose che però diventano grandi cose per chi ha uno stato di sofferenza, chiediamo di destinare 500.000 euro all'assenza temporanea del caregiver, cioè vuol dire quelle persone che assistono i nostri disabili, che oggi non hanno neanche la possibilità di andare a fare una visita medica o di essere malati perché non c'è nessuno che li sostituisce. Questa è una piccola cosa che diventa una grande cosa nell'assistenza delle persone. Chiediamo di stanziare 4 milioni di euro per garantire la misura B1, che è una di quelle misure che a cui hanno diritto le persone in condizioni di disabilità grave o gravissima, e che sarebbe un tampone rispetto a quello che è previsto dalla normativa nazionale, che già sta pensando e sta attuando un maggiore finanziamento del Fondo Nazionale per la Disabilità. Quindi noi chiediamo di stanziare questi 4 milioni di euro sulla misura B1, e nel caso in cui, oppure meglio, quando arriveranno i fondi nazionali, di spostare questo stanziamento alla misura B1 nella misura B2, che è la misura che viene gestita dai comuni e serve a dare l'assistenza sociosanitaria alle persone disabili e disabili gravissime. Diamo anche la possibilità di fare un passo in più a Regione Lombardia, chiedendo ulteriori 2 milioni di euro per le misure B2, perché ci arrivano tutti i giorni segnalazioni di povere persone che già soffrono una disabilità, che non hanno diritto ad accedere a questa misura, che viene gestita dai comuni, ma viene gestita con criteri che non sono in tutti i comuni uguali in tutta la regione. E quindi questa è una grande battaglia che stiamo portando avanti, che è una battaglia non politica, ma è una battaglia di civiltà, per dare veramente un aiuto a queste persone bisognose. Non possiamo fare questo se non pensiamo anche al sistema sanitario regionale, e quindi anche in questo senso abbiamo pensato di indirizzare dei nostri ordini del giorno e dei nostri emendamenti per cercare di dare una mano a migliorare il sistema sanitario regionale. Ad esempio, con la stabilizzazione dei precari, per darvi dei numeri, in provincia di Milano abbiamo più di 1.500 persone che lavorano nel servizio sanitario regionale, assunti tramite cooperativa, spesso con contratti di 3 mesi, 4 mesi, che vengono rinnovati per anni. Abbiamo più di 500 persone assunti con contratti di lavoro interinale. Oggi noi vogliamo che i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori sociosanitari siano delle persone che abbiano la stabilità nel loro posto di lavoro, che possano formarsi, autoformarsi e migliorare per dare un servizio migliore alle persone e ai nostri cittadini lombardi che vanno nelle nostre strutture a curarsi. Chiediamo ad esempio una cosa molto importante: noi oggi abbiamo un sistema introdotto con la legge regionale, con la riforma sanitaria, sulle funzioni non tariffabili e le maggiorazioni tariffarie, che divide questi stanziamenti fra il pubblico e il privato. Ecco, noi vogliamo un impegno in tal senso da Regione Lombardia, cioè vogliamo che Regione Lombardia si impegni a spostare il più possibile progressivamente i finanziamenti pubblici a favore della sanità pubblica, perché purtroppo siamo stati abituati dai governi precedenti a degli stanziamenti alla sanità privata, diciamo, immotivati, che hanno portato agli scandali di cronaca che hanno condizionato la politica sanitaria di Regione Lombardia. Quindi chiediamo di spostare il più possibile i finanziamenti dal privato al pubblico, e in quest'ottica, quindi stabilizzazione, spostare i finanziamenti dal privato al pubblico, e poi vogliamo una grande riforma sulla disabilità, che questa può avvenire solo se la Regione Lombardia ha la volontà
di aiutare la persona. Quindi noi vogliamo riconcentrare tutto il bilancio regionale nella persona, questo è il nostro principio. Facciamo, sì. Prego, consigliere degli Angeli. Sì, siamo partiti proprio dal concetto dei bisogni e delle necessità, come dicevamo prima, allargando il discorso non solo su quello che riguarda la salute delle persone, ma andando anche a toccare quello che è l'aspetto dei trasporti, dove abbiamo previsto infatti e richiesto 5 milioni di euro per 3 anni come contributo da dare alle agenzie di trasporto pubblico locale per lo sviluppo di tutte quelle aree che ad oggi sono svantaggiate, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini di muoversi con un trasporto pubblico che sia effettivamente efficiente. Abbiamo toccato anche altri bisogni che partono anche su aspetti di popolazioni magari marginali, e questo è un obiettivo che abbiamo portato anche in un ordine del giorno per arrivare a definire quelle che sono un trattamento diverso per le persone che soffrono di patologie glutine correlate. Ad oggi sappiamo che in Regione Lombardia ci sono 37.000 persone che sono state diagnosticate per questa patologia, ma 70.000 persone non sanno di esserlo, non sanno di essere celiaci, e inoltre ci sono anche altre patologie che sono correlate. Abbiamo chiesto quindi maggiore attenzione in Regione Lombardia per quanto riguarda la formazione degli operatori del settore della ristorazione, sia pubblica che privata, e inoltre avere anche maggiori fondi per tutte quelle imprese che lavorano nel mondo della ristorazione che vogliono investire in un ampliamento della loro offerta anche a livello di macchinari. Non ci siamo fermati qui, abbiamo anche voluto mettere attenzione forte su quali che sono i bisogni di vivere in un territorio sano e salubre. Sappiamo che Regione Lombardia aveva accolto in un ordine del giorno nostro dello scorso anno la volontà di portare avanti il monitoraggio di quelle che sono le aree impattate da stoccaggio di gas. Regione Lombardia ha il 40% del stoccaggio di gas nazionale. Il gas naturale non rientra nei monitoraggi ad oggi effettuati da ARPA, che monitora l'azoto, quello che è la CO2, tutto quello che sono le altre tipi di emissioni, ma il gas naturale, che sappiamo essere formato dal 95-96% di gas metano, ma il rimanente 4% formato da benzene ed altri inquinanti ad oggi non sono monitorati. Abbiamo forti aree di impatto nella nostra regione Lombardia, sono 5 gli impianti che stoccano gas. Solo per dare dei numeri, solamente come perdita fisiologica abbiamo per Sergnano, che è uno degli impianti in provincia di Cremona, una perdita fisiologica di 1,5 milioni di metri cubi solo d'esercizio all'anno dichiarati dalle aziende stesse, e per Ripalta Cremasca per esempio 3 milioni di metri cubi. Queste ricadute ambientali non vengono monitorate e sappiamo bene perché dal 2011 possono creare anche degli impatti da quello che è la falda acquifera, e dal 2011 a Sergnano per esempio c'è una bonifica di quella che è la falda acquifera a causa di questa situazione. Quindi la nostra attenzione, come dicevamo prima, partiva dai cittadini sia per quelle che sono le esigenze dirette, immediate, ma si sono allargate anche su quelle che sono anche attenzioni che le toccano dal punto di vista sanitario, ambientale e dei trasporti. Perfetto. Collega Simone Verni? Sì, beh, ho poco da aggiungere, diciamo che l'attività che viene fatta da ogni consigliere poi tocca diversi argomenti. Per ricollegarci al tema ambiente, per esempio, noi chiederemo lo stanziamento di fondi per incentivare il progetto Plastic Free. Plastic Free è un progetto di legge presentato dal Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, che è in attesa di essere calendarizzato e quindi discusso da circa un anno. Cosa vuole fare Plastic Free? Cercare di ridurre il consumo di plastica monouso, usa e getta, per le mense pubbliche, pensiamo alle scuole, pensiamo anche agli ospedali, pensiamo a tutti gli uffici, che potrebbero quindi ridurre il consumo di questi materiali che sono altamente inquinanti. Noi con questo bilancio quindi chiediamo di stanziare una cifra, una somma, per poter aiutare i comuni a attivarsi per migliorare questo aspetto e ridurre per esempio il tema del consumo di plastica monouso. Personalmente poi per esempio presenterò degli ordini del giorno con i quali chiederò sia il tema che diceva prima il presidente, il capogruppo Fumagalli e i miei colleghi sulla assunzione diretta del personale delle ASST,
ma anche per quanto riguarda per esempio l'acquisto di centraline per il controllo di amianto, quindi per il monitoraggio ambientale dell'amianto, relativamente ai comuni limitrofi a quella che sarà la discarica più grande d'Europa di amianto di Ferrero e Bognone. E quindi noi chiediamo che la Regione Lombardia adotti, dia la possibilità ai comuni limitrofi a quest'area di organizzarsi, di poter avere queste centraline per avere un monitoraggio costante, quotidiano, e la possibilità di comunicare in tempo reale online la situazione, il monitoraggio relativo all'amianto agli abitanti di quell'area, che sono giustamente parecchio preoccupati. C'è poi altri temi, sono veramente molti, ma per toccarne solo alcuni, solo sul tema ambientale, per esempio c'è la richiesta della messa in sicurezza della discarica di Cavenago d'Adda, che era partita con un progetto provvisorio di 5 anni, doveva stoccare 273.000 tonnellate, è andata avanti per oltre 10 anni e ha stoccato 135.000 metri cubi di rifiuti, ed è stato dichiarato, dimostrato che sta inquinando le falde, per cui noi chiederemo degli stanziamenti per la messa in sicurezza di quella, di questa discarica. Per ritornare invece al tema delle infrastrutture e dei trasporti, chiederemo anche alla Regione Lombardia di stanziare delle risorse per aiutare le province e i comuni nella messa della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la, come si chiama, la rete stradale, sia comunale che provinciale. Bene, prendo pochissimi secondi io la parola per fare il focus su alcuni degli emendamenti che ho presentato. Dicevamo appunto persone al centro, ho ripreso alcuni impegni assunti con una mozione che il Consiglio aveva votato il 5 di marzo, dove io avevo chiesto, come gruppo avevamo chiesto che le case rifugio, la creazione di nuovi centri antiviolenza e case rifugio da destinare alle donne vittime di violenza fossero in via prioritaria realizzati nei beni confiscati. Ovviamente questo per me è un tema di particolare interesse, perché ho anche la presidenza della Commissione Antimafia, per cui il riutilizzo dei beni confiscati in Lombardia, che sono tantissimi, deve essere sempre una priorità al centro. Ecco, oggi abbiamo presentato questo emendamento in cui si dice addirittura, chiediamo che vengano stanziate delle risorse specifiche destinate alla manutenzione straordinaria dei beni immobili confiscati che vengono destinati a case rifugio e a centri antiviolenza, e oltre che case di accoglienza. Abbiamo nello scorso anno fatto un giro di molti centri per l'impiego in tutta la Regione Lombardia, e tra le varie criticità che erano emerse, una lamentela piuttosto condivisa era stato la mancanza di sicurezza per gli operatori, che spesso e volentieri, proprio perché hanno a che fare con un'utenza bisognosa, alle volte in uno stato di disperazione piuttosto consistente, sono troppo spesso vittime di atti di violenza. Ecco, questa era una cosa che era stata più volte evidenziata ed era stata chiesto a gran voce dagli operatori dei centri per l'impiego che si facesse qualcosa. Ecco dunque che chiediamo di dare 750.000 euro e destinarli proprio all'implementazione dei sistemi di sicurezza, in modo da consentire agli operatori dei centri per l'impiego di lavorare, voglio dire, in tutta sicurezza e in tranquillità. La dote sport. La dote sport in Lombardia viene finanziata con 2 milioni di euro l'anno. In realtà già lo scorso anno avevamo evidenziato come le domande, la dote sport voi sapete è una misura di sostegno alle famiglie che sono al di sotto di un certo reddito per consentire ai figli di fare attività sportiva, che tra l'altro, voglio dire, è bene sottolineare, è un metodo di prevenzione molto importante rispetto ad alcune patologie che sempre più si stanno diffondendo tra bambini, adolescenti, se non addirittura nell'età dell'infanzia. Ecco, ogni anno Regione Lombardia destina, 2 milioni di euro. In realtà però per il secondo anno ancora le domande e le richieste in eccesso pervenute superano il budget stanziato di circa 1.800.000 euro.
e anche per l'annualità scolastica 19-20 Regione Lombardia pare abbia comunque riconfermato 2 milioni di euro. Ecco, quello che noi chiediamo è un incremento di tale stanziamento con 2 milioni di euro aggiuntivi, proprio perché se c'è una necessità e c'è una richiesta è giusto che Regione Lombardia soddisfi tutte le richieste, ripeto, proprio in un'ottica di prevenzione anziché di cura, che questo, voglio dire, è un tema che come gruppo del Movimento 5 Stelle noi continuiamo a sollevare. La panoramica credo sia stata abbastanza ampia, quindi se siete tutti d'accordo, esatto, noi terminiamo qui e se ci sono delle domande chiaramente siamo pronti a rispondere. No? No, mi pare. La domanda, quindi, posto così. Perfetto, quindi noi vi ringraziamo, speriamo di aver dato un quadro sufficientemente esaustivo, ovviamente di proposte ce ne sono molte altre perché siamo in 13, però credo che siamo riusciti ad aver dato un quadro piuttosto soddisfacente. Grazie, buona giornata.